distanza di 2 anni Umberto Marino torna ad allenare in Abruzzo, da Chieti ad Avezzano. Si parte nella Marsica con grandi ambizioni, preoccupato per le richieste della società e del presidente Paris? Ma è preoccupato, preferisco allenare una squadra che sulla carta è forte, ha ambizioni, ha possibilità di migliorare. Poi presidente, siamo anche d'accordo che comunque bisogna guardarli sti ragazzi, perché io in un primo momento comunque ha agito molto la società, in secondo momento poi il presidente ci siamo confrontati e comunque il presidente ha detto che praticamente il ritiro va guardato anche un po' la situazione per capire come meglio far coesistere questi ragazzi. Tanti grandi giocatori ad Avezzano, è arrivato anche nelle ultime ore un altro giocatore che potrebbe fare la differenza nel prossimo torneo, Pellecchia. Sì, è un giocatore in cui io credo molto, perché ha espresso le sue qualità al 10%, se a dir tanto. Quindi spero che di potergli dare qualcosa a livello mentale, a livello di fargli tirare tutto quello che ha fuori, perché è veramente un giocatore che è stato uno spreco del calcio. Cosa ha spinto Umberto Marino ad accettare le proposte dell'Avezzano? Tra l'altro lei è stato per 7 anni storico vice di Ivo Iaconi e dunque conosce bene la nostra regione. Arriva in una piazza comunque importante e con un presidente esigente. Esigentissimo, mi hanno detto, però io sono più esigente del presidente, lui lo sa, lui mi chiama alle 7 di mattina, io lo chiamo alle 7:05 e siamo così tutti e due, c'è sintonia tra di noi. Poi è normale che i risultati fanno la differenza, però comunque siamo due animali alla ricerca del miglioramento, del volere fare qualcosa in più degli altri. Questo lo può portare solo aver passione per il tuo lavoro, avere grande passione dentro, e purtroppo la passione porta anche delle controindicazioni a volte. Marino, quest'anno ci sarà un motivo in più per cercare di far bene, di vincere, riavvicinare la curva all'Avezzano dopo i problemi che c'erano stati l'anno scorso e di cui lei ovviamente sarà a conoscenza. Sì, so che ci sono stati dei problemi tra la società e i tifosi. Io spero che con l'impegno dei ragazzi si riesca a ricucire la cosa e far sì che questa gente ci dia una mano, perché i tifosi sono fondamentali.